stregone Roger. Dai, facciamo con un alleato, va bene. Vediamo un po' se li hanno fissati sti cosi. Salve a te, Roger. Pregevole senza luce. In cerca dell'anello ancestrale. Spinto dalla fiamma della brama. E vabbè, anche meno. Qualcuno deve estinguere la tua fiamma. Ok. Oh no, c'ho un martello adesso. Warrior blood must truly run in thy veins. Oh no, è morto Jolly Roger. Ma guarda quanto è incazzato il mago. Guardalo quanto è incazzato il mago.
Mi ricordo di avere te senza luce. Per strada. Cedi al terrore della notte, le mani del presagio implacabile non ti concederanno tregua. Perdonami, io ti ho messo alla prova. Per capire se la grazia è davvero la tua guida. E se sei in grado di affrontare la sfida che questo comporta. A quanto pare i miei timori erano infondati. Torrente ha misurato le qualità sin dall'inizio, mentre io mi limitavo a... Conosco solo un modo per crescere la mia guida. Posso portarti alla tavola rotonda. Una meta benedetta per i campioni senza luce guidati dalla grazia. Mi raccomando, nei video solo le parti dove li sciogliamo e non dove succhiamo. Allora, avevo già pensato di fare i video solamente del... È inutile far vedere le morti. Le morti al massimo facciamo vedere alla fine. Lasciati sfiorare, signorina. Andiamo alla tavola rotonda, ci aspetta Re Artù? La rocca della tavola rotonda è un luogo dove convengono i senza luce. Guidati dalla grazia, un patto di non aggressore proibisce i duelli. Vabbè. L'icona della tavola rotonda segnala quando la regola è in vigore. La rocca della tavola rotonda non appartiene a questo mondo e può essere raggiunta solo attraverso i luoghi di grazia. È accessibile anche tramite gli spostamenti sulla mappa. Ok. Ma salve. Ma chi sei tu? Oh, questo è un evento raro. La tavola rotonda non accoglieva noi senza luce da tempo immemore. Bene, in quanto tuo superiore ti do il benvenuto. Ma... chi ti ha detto se il mio superiore? Ma fanculo. Questo è un luogo sicuro, puoi abbassare la guardia. Voglio offrirti un consiglio in quanto tuo superiore. Per ora sei solo in visita alla tavola rotonda, nulla di più. Devi ancora guadagnarti una posizione. Ricordati di portare il dovuto rispetto. Ma io tamma. Posso pigliarla, cazzotti? C'è nessuno che mi guarda? Fuoco. Grazie. E io volevo sapere la mappa di sto posto come fa. Saluto a te, sei qui da poco, vero? Io sono... chiamami solo Diabos. Il casato di appartenenza non ha importanza in queste terre. Comunque, hai incontrato una giovane di nome è al mio servizio, ma è volubile come il vento. E l'angolo di vista per un solo istante sparisce nel nulla. Destrare, ti prego, avvisami. Se incontri una giovane... Sì. Allora, dove andiamo? Di qui? Cosa c'è di qua? E chi sei tu? Ma vabbè. Ma che paura. Resti della leggidità. Leggidità. Mannaggia la miseria. È il pugno, ma che cazzo.
Ah. Questa vende robe. Tipo. Aumenta gli slot di memorizzazione, vabbè. Risponde alle vocazioni dei cacciatori. C'ho 11.000 anime. Dovrei... Ma c'è l'armatura da cavaliero. Sigillo del dito. Mi fa morire. Specchio ingannevole del dito rotto. Assumi l'aspetto dell'ospite di dita. E niente, so che la roba per il PvP, tipo. Come si fa questo? Si fa una striscia. Ascia da guerra. Ascia da guerra. C'è una lancia. Nessun globo offre, ok. Ma che paura. Io rompo tutto qua dentro perché quel tizio mi sta sulle palle. Albero. Ma... Ok. Andiamo a vedere di qua. No, andiamo a vedere prima di qua. Armatura. C'è il fabbro. Salve, signor fabbro. Lo sai che lei è una delle mie persone preferite? Il tuo volto mi è nato, ma non importa, non fa differenza. Mostrami le tue armi. La fucina ci attende. Come duplicazione? Perché la catena? Vedo che hai notato la catena, niente di che. Sono un prigioniero, e in quanto tale sono incatenato. Incapace di morire, intrappolato dalla rocca. Forgio armi per voi sciocchi. Tutto qui. Ah. Potenziamento. Ma quanta roba ci sta qua dentro? Io scasso tutto. Scasso tutto. E ci ribelliamo a questo sistema. Ma quante scritte avete finito? È il momento di amante. Ma salve, prode combattente. La grazia è con te. Io sono Fia. Le circostanze impongono la mia permanenza alla tavola rotonda. Prode combattente, puoi restringerti a me solo per un istante? Ti prego, offrimi un barlume del tuo intenso vigore e del coraggio che ti contraddistingue. Bramo il calore di una leggenda come te. E tu avrai in cambio una benedizione al baldacchino, te lo assicuro. Origine volgare, forse? Nel luogo da cui provengo ho un'arte sacra. È un gioco porno. E niente, ma lasciamoci che... My thanks, great champion. You are very warm. Benedizione del baldacchino. What you felt light up inside. La luce che hai avvertito in te è la benedizione del baldacchino. It is but a fleeting. Purtroppo thing, è un dono. Come back to me. Per avere un'altra non ti resta che tornare da me. I will take you in my arms as often as you need. Ok, posso andarmene? Grande calore. Motorboat alien. Sì, della baldracchina, della baldraccaia, come si chiama, aspetta. Del baldacchino. Pensiamo più per incrementare temporaneamente la stabilità.
Guarda la porta. Ma scusa, è inutile sto posto. Perdonami, mi hai portato qui per quale fottutissimo motivo? Ho parlato con la gente, che devo fare? A riposa la trovo. Un attimo solo, mo riposiamo. Riposiamo. Ma è arrivato un altro tizio. Oh, I see you just arrived. Welcome to the round table. Mi sono trovato alla tavola rotonda. Io mi chiamo Corin. Sono un uomo di chiesa. Insegno incantesimi e potere granted us by the two fingers. Esplorare i segreti dell'ordine Aura. Secondo che un giorno, senza luce, la tavola rotonda dovesse diventare l'aura ancestrale, posso offrire i miei consigli, assicurandomi che l'ordine riacquisti la propria autorità, riprendendo e... Prima di riesci ancora a vederla? La guida della grazia, intendo. You do. Wonderful news. Most tarnished are blind to it these days. Come se sono senza occhi, allora. Ma tu appartieni a una stirpe rara. Allora, che ne dici? Vorresti apprendere un incantesimo delle due dita? Cura urgente, cura veleno, immolazione, proiezione infuocata. Ma che bella. Tutto molto affascinante, se fosse un mago. May the Golden Order shine through you. Grazie. Comunque perché ho messo sta cosa qua della fede, spero. Ok, vedi, sono anche in fat troll questo coso, quindi se ne vado a fanculo. Ho sprecato dei punti per mettere la roba lì. Scusami, ma questa era chiusa sta po'. Io ho paura. Tu parli ora? No. Salve, dottore. Che cosa ti serve? Non ho tempo da sprecare. Oh, ti affligge l'idea di essere qui solo come ospite? Ebbene, ti consiglio di rammentare le prime parole di grazia che hai ricevuto. Giungi dinanzi all'anello e divieni Lord Ancestrale. Se queste parole hanno un senso per te, segui la via della grazia, sconfiggi gli araldi del frammento e conquista una nuova, una runa maggiore. Compi questa impresa e avrai accesso alla sala. Solo così ricevi in dono la saggezza delle due dita.
Quando hai fatto la tua saggezza, potrò accoglierti con un degno benvenuto. Per rimbrando il tuo posto alla tavola rotonda. Nutro grandi speranze in te. Ne ho abbastanza, dirò. Rifugio contro la pioggia. Ok, ok. Quindi, che cazzo devo fare io qua? Punto di domanda. Questo mi fa innervosire, che non ti fa capire che cavolo devi fare. Mi ha detto mo dove devo andare, ma per andare dove devo andare? Dove devo andare? Signorina? Salve. Ma questo con ste corna? Non importa, non so di fare sommazione di armi allora. Ok. Con il pugno normalmente a 2 ne aumenta la potenza del 50%. Questo diminuisce gli attributi richiesti. C'è. Quello che volevo vedere prima. Castello di Gran Tempesta. Ma di qua siamo da qualche parte. Andiamo a scoprirlo. Però prima facciamoci toccare dalla saggezza. Prima di andare là io voglio andare a vedere qui. Scusatemi, ma sono curioso. Qualcosa mi dice che sono fottuto. Ah no, ok. No. Però per andare lì dice che ci si deve buttare sicuramente da questa parte. Guarda, guarda. Che gli altri giocatori usa il rimedio del dito del top. Oh, beh, sì. Ok. Oh. Grasso incendiario. Beh, questo è per dare fuoco all'arma. Laggiù c'è qualcos'altro però. Io voglio andare anche laggiù però.
Scusatemi se dopo un po' mi sentite un po' spento, ma comunque mi sono un po' stanco. Andare a vedere un attimo di qua che cosa c'è. Dardo. Vabbè, ma posso salire qua sopra? No. Da dove sono spuntati queste altre cose? Uno mi fanno un sacco di danni. Troppi per i miei gusti. Sì, bloccate. Dardo.